Ok. Ha avuto ultimamente un'assegnazione di una frequenza che non c'è. La televisione che non c'è ha avuto assegnato una frequenza che non c'è. E cioè il canale 8, come dicono loro, non c'è in questo momento in Italia. Per cui perché ci sia questo canale, bisogna che la RAI e altri 700 emittenti locali si spostino in modo da creare lo spazio per questo canale. Questo dovrebbe succedere entro luglio. Noi abbiamo molto dubbi che succeda. E comunque se succede questo, succede che finalmente abbiamo un canale per fare una rete nazionale in VHF, quindi sulle stesse frequenze che la fa Rai 1. Noi abbiamo un canale per fare una rete nazionale, Rai 1 ne ha 10 per fare una rete nazionale. La immagini come se Rai 1 ne ha 10 per fare una rete nazionale, magari anche esagerato, come possiamo noi fare una rete nazionale con un solo canale? Solo canale si accende su una postazione, quindi su una montagna, ma non si accende su questa che ci sta vicino perché si interferisce. È la solita grande presa per i fondelli. Vuol dire che bisogna che lo liberano in tutta Italia. E vi ripeto, siccome non mi sembra che stia succedendo, ho molti dubbi. Ma una volta liberato, purtroppo, con un canale solo in Italia, si fa il 18% del territorio, 15-18%, perché? Perché per fare bene l'Italia ce ne vogliono almeno 3, cioè se lei arriva con un canale da Veneto verso l'Emilia Romagna, un altro da Milano, un altro da Bologna dove si incrociano, con 3 diversi fa servizio, con uno solo ne accende uno di questi, per cui fa un servizio su una parte ma non sul resto. Per cui noi che abbiamo vinto nel 99, una Ferrari per fare la corsa con le Ferrari, cioè una rete che avesse l'80% di copertura del territorio, 95% della popolazione, ci danno una bicicletta per fare la corsa con le Ferrari, cioè il 15% del territorio, in modo che, ammesso nel concesso che un giorno andiamo in circuito a fare questa gara, gli altri ci passano proprio addosso, ci schiacciano e è finita lì. Ma un'idea precisissima, guardi, che in questo paese vince sempre comunque l'interesse sul diritto, soprattutto e solo se l'interesse è di un potere molto forte. In questo caso è del potere più forte, politico, editoriale, economico, finanziario. Le tue estere si sono occupate abbastanza di noi, tutte e anche continuamente. Chi si è occupato poco e male di noi è la Commissione europea, che era quella che subito doveva risolvere il problema. E prima con Monti, se vi ricordate Super Mario con Microsoft, ma con Berlusconi non l'abbiamo visto questo Super Mario, anzi. E poi con la Croes, la quale invece ha messo in mora il governo italiano dicendogli dovete cancellare la Gasparri, non rispetto alle direttive europee. Il governo gli ha risposto dell'epoca: è vero, cioè avete ragione, provvederemo, e non si è mai provveduto, e è quella famosa storia per cui un giorno pagheremo una multa, quindi la storia della Commissione europea. Ma la Croce non è andata avanti su questo binario, si è fermata, anche dopo un parere motivato che diceva al governo vi do 2 mesi tempo, dopodiché vi deferisco alla Corte di Giustizia europea. Si è fermata da ben 1 anno e 3 mesi. Nel frattempo c'è stata la sentenza della Corte di Giustizia, 31 gennaio 2008, che ha detto: il periodo transitorio che ha permesso a Mediaset di continuare a detenere Rete 4 e ha permesso a Rete 4 di trasmettere in analogico è illegittimo. Quindi dal 97 almeno, dalla Meccanico, Rete 4 non poteva trasmettere. Questo dice la Corte di Giustizia europea. Attento, la sentenza della Corte di Giustizia europea è legge dal giorno dopo. È una legge per lo Stato italiano, così come è una legge per tutti gli Stati aderenti, i 27 Stati aderenti. Quindi, che i periodi transitori siano illegittimi, tutti gli altri Stati ne hanno fatto tesoro e hanno provveduto. L'Italia, invece, che è il paese che ha ricevuto questa sentenza, né il Ministero, né l'autorità, né per adesso ancora i giudici, hanno provveduto. Poi, in quella stessa sentenza, diceva: tutte le leggi, Meccanico, la 66 del 2001 del governo Amato,
la Gasparri, il decreto legge Salvarete 4 di Berlusconi, eccetera, che hanno in qualche modo legiferato in modo da non dare la possibilità a Europa 7 di avere le frequenze, sono illegittime, vanno disapplicate. Lei l'ha visto fare questa cosa qui? Cioè, quando c'è stata la sentenza della Corte di Giustizia che ha detto l'IVA sulle auto al 20%, non bisogna cambiarla, bisogna allo Stato italiano che risolvete, il giorno dopo Prodi ha fatto un Consiglio dei Ministri e ha provveduto. Il governo Prodi invece, qualche mese dopo, ha fatto un Consiglio dei Ministri per ottemperare a tutte le sentenze della Corte di Giustizia europea, tranne una, la nostra. E la Bonino, che era il ministro competente, a domanda diretta ha detto ma è una cosa che non è urgente. La sentenza della Corte di Giustizia è esecutiva dal 31 gennaio. Ad aprile questa diceva che non era urgente. Poi che cosa succede? Che c'è il Consiglio di Stato invece che doveva decidere a maggio. Invece di decidere, il Consiglio di Stato che cosa ha fatto? Ha detto alla Corte di Giustizia, noi pensiamo che non rispetti le direttive europee in questi punti, la legge Gasparri, in 10 punti, noi chiedevamo 5, 5 ce li mettono loro, quindi erano convinti. Però siccome non siamo convinti pienamente, vogliamo una conferma e te lo chiediamo. La Corte di Giustizia dice, ci avete ragione, è così dove queste cose... Per cui tu ti aspetti, dopo che è stata la risposta, che il Consiglio di Stato provveda. Invece non ha provveduto, ha detto al Ministero, siccome questo ha vinto una sentenza al TAR in cui... gli dovevate dare una risposta, la sentenza diceva però almeno una risposta che la vuoi dare dopo 9 anni, no? Che il Ministero con noi non ha mai parlato, tranne all'inizio dove ci ha scritto stiamo per risolvere, aspettate un momentino, passati 9 anni non ci ha mai parlato. Questa sentenza diceva parlai, nemmeno allora è successo, allora l'ha ripresa, il Consiglio ha detto dai una risposta in applicazione al fatto che gli devi dare l'80% del territorio, il 95% della popolazione e rispetta pienamente la sentenza della Corte di Giustizia europea. Che vuol dire sempre spegnere le 4 e dare frequenza a Europa 7. Il Ministero naturalmente non l'ha fatto, il Consiglio di Stato quindi non ha fatto ottemperare alla Corte di Giustizia, ha detto sì di ottemperare ma non l'ha fatto direttamente, diciamo. Adesso questo non ha ottemperato, noi ci aspettiamo a questo punto che il Consiglio di Stato finalmente ottemperi almeno lui, no? Lo hai chiesto, gli hai dato un'altra chance, ci hanno di nuovo ripreso per i fondelli. Speriamo che a questo punto il Consiglio di Stato dice ok, non hai ottemperato, ti nomino un commissario e ottempero io. Questa è la nostra unica speranza, perché la nostra speranza è sempre stata sulla giustizia e sui giudici. Però devo dire che noi la giustizia vera l'abbiamo ottenuta dalla Corte di Giustizia europea, non dall'Europa, quindi non dall'Europa politica, ma dal Tribunale dell'Europa, dal Tribunale più importante che c'è forse nel mondo, la Corte di Giustizia europea. Questa sentenza non è girabile, non c'è modo. Mentre la sentenza della Corte Costituzionale, tu fai un'altra legge che la supera e se qualcuno te la firma, tipo Ciampi o qualcun altro, quella diventa legge e quindi poi per superarla devi ritornare alla Corte Costituzionale. La sentenza della Corte di Giustizia è una legge che va... Non c'è modo di scappare, quindi non ci sarà mai un giudice italiano che può dire no, Rete 4 può trasmettere. Rete 4 non può trasmettere più, rimane il fatto che Rete 4 trasmette e noi no. Nonostante questo, perché in Italia nessuno l'ha applicata, ripeto, doveva applicarla al Ministero, quindi sia il Ministro Gentiloni che il Ministro Scajola, doveva approvarla e l'autorità, quindi Calabrò, niente di questo, devono approvarla i giudici che si trovano a dover decidere, quindi il Consiglio di Stato deve applicarla. Deve applicarla la Commissione europea. Cioè l'antitrust europeo, una sentenza della Corte di Giustizia, deve assolutamente farla applicare. Tanto che la Grosch ad aprile diceva vigileremo perché sia pienamente applicata. Vigileremo perché sia pienamente applicata. Da aprile a gennaio non è stata applicata. Che vigilanza è? Love.